Non so a che ora si parte, se si parte, se si partirà, se trovo il treno, se trovo qualcosa. I soldi però già li hanno presi, eh? Quindi questo è il soppuso che fanno noi cittadini, mani legate come al solito. Ma sarà rimborsato? No, sono veramente incazzato nero. Sarà rimborsato? Sarò rimborsato, ma i rimborsi, lei mi insegna che i rimborsi verranno fra 5 mesi, 6 mesi, quando hanno fatto tutti i conti dell'integro dei soldi che hanno accumulato, perché poi la gente, chi va di fretta, deve andare o col Frecciarossa o col Idolo e paga di più. È inutile fare questi giochini, proprio una vergogna piena. Guardate che fila enorme, non c'è manco un po' d'acqua, non c'è nulla. Quindi bestie, vai caro bestiame che stava alla stazione Termini, viva l'Italia. Ci abbiamo 3 giorni di ferie, ecco, questa è Roma, è una città che adoro, mi vergogno di essere cittadino italiano. La Repubblica Italiana non funziona, parassiti che abbiamo nella politica, Camera e Senato, siete dei parassiti che paghiamo noi e questi sono i cittadini che vi votano. Vergognatevi, vergognatevi. Dovevo andare a Verona, purtroppo per oggi non si parte. È stato detto da una ragazza qui di Italo che per oggi non vanno treni su al nord e quindi di fare la fila per farsi o rimborsare il biglietto o se no per fartelo cambiare per domani. E quindi questa notte dovrà passarla a Roma? Ma meno male vivo a Roma, però lavoro a Verona, quindi comunque un bel guaio. Senta, è stata avvisata comunque dalla compagnia? Sì, chi... mi è arrivato un messaggio sul telefono dove avvisavano che c'era questo problema. Sì. E non so se lo cancelleranno, non so niente, non rispondono al telefono, non mi hanno mandato nessuna email, nessun sms per avvertirmi. Ma le hanno spiegato perlomeno il motivo del ritardo? Assolutamente no, né a me né agli altri viaggiatori con cui ho parlato, il motivo però lo sappiamo, nel senso che abbiamo letto. Ma sarà rimborsata, hai fatto domanda? Voglio far domanda adesso, perché al telefono non rispondono. Senta, lei diceva andava a Bergamo, a Milano? A Milano e per poi prendere per Bergamo, sì. Doveva essere da sua figlia a che ora? Alle 7 di questa sera, però la vedo un po' impossibile. Grazie. Dovevamo andare a Napoli, ma abbiamo 100 minuti di ritardo. Un'ora e 40, tutto sommato è andata quasi bene. Beh sì, calcolando poi il caldo e tutto quanto, ci sono persone che stanno peggio di me. Ma doveva tornare in tempo per lavoro oppure era in ferie? Lavoro, lavoro, solo lavoro. L'hanno avvisata del ritardo perlomeno? No, non ci ha avvisato nessuno, me l'ha detto mio cugino per telefono ed eccoci qua, pronti ad affrontare questa battaglia.